C'era una volta la spiaggia. Ricordate il litorale tirrenico cosentino fino agli anni 90? Beh, guardando come è ridotto adesso in vari punti della costa, è davvero difficile ricordare decine di metri di sabbia che separavano le prime abitazioni e la linea ferroviaria dal mare. Il fenomeno dell'erosione è andato avanti, quasi indisturbato, per anni e anni, ed ora ci si trova a far fronte con un nemico che ha preso il sopravvento ed è difficile da battere, anzi, a volte, si prende gioco di chi lo ostacola o tenta di farlo. Guardate queste immagini, siamo in un'area a nord di Fuscaldo, qui da poco tempo era stato realizzato un nuovo sbarramento con blocchi e massi di diverse dimensioni per rinforzare le barriere preesistenti, già attaccate duramente dalle mareggiate dello scorso anno. Ebbene, l'ultima mareggiata ha dato un duro colpo alle protezioni, superandole e invadendo gli spazi antistanti le abitazioni. Problema comune anche alle zone limitrofe da Paola Guardia Piemontese, dove nella scorsa settimana è scattato l'allarme in vista del peggioramento delle condizioni climatiche e delle imminenti mareggiate che hanno fatto registrare onde alte 4 metri. Siamo solo all'inizio della stagione più critica. Abitazioni, attività e stabilimenti balneari saranno esposti ancora una volta alla furia del mare, in attesa che vadano in porto i progetti che gli enti hanno pianificato per contrastare l'erosione costiera, superando le soluzioni tampone fin qui messe in atto.